Tra i documenti conservati nell'archivio diocesano di Viterbo emergono i resoconti delle visite pastorali, visite periodiche che i vescovi dovevano compiere nei luoghi posti sotto la loro giurisdizione e disseminati nel territorio loro affidato. Come fotografie di un passato lontano, questi documenti, pazientemente studiati, catalogati e pubblicati, costituiscono una fonte inesauribile di informazioni dettagliate non solo sulla storia religiosa e del patrimonio culturale, ma offrono anche una panoramica vivissima sulla vita sociale ed economica delle diocesi e raccontano storie di uomini e luoghi talvolta ormai scomparsi. Durante la visita pastorale anche il comportamento del clero è vagliato attentamente in quella che viene definita visita personale e così l'idoneità dei suoi componenti ai loro incarichi. I documenti ci restituiscono notizie sulla visita del vescovo che iniziava la sua missione pastorale facendosi precedere da un editto diretto a tutte le chiese della diocesi, in cui si chiedeva che fossero denunciati al vescovo tutti gli eretici, i maghi, i negromanti e quelli che invocavano il demonio, gli ecclesiastici disonesti o negligenti, gli usurai, i concubini, gli sposati irregolari, gli amministratori disonesti, e si imponeva agli ecclesiastici di giustificare la funzione che ricoprivano e i benefici di cui godevano. Nel XVII secolo i viaggi attraverso la diocesi potevano essere avventurosi, su strade impervie rese a volte impraticabili dal maltempo. Il vescovo si spostava a cavallo, in carrozza o portantina, o a dorso di mulo, mentre il suo seguito proseguiva a cavallo o a piedi. La diocesi di Viterbo e Toscanella, oggi Tuscania, era particolarmente estesa. La visita partiva di solito dalla cattedrale di San Lorenzo e dalle altre chiese viterbesi, per raggiungere poi tutte le altre località. Una visita accurata poteva richiedere diversi giorni per ciascuna località e quindi occupava il vescovo per alcuni mesi. Il cardinale Monsignor Francesco Maria Brancaccio, che fu vescovo di Viterbo e Tuscania tra il 1638 e il 1670, condusse 6 visite pastorali nella diocesi. Cominciò la prima tra febbraio e maggio del 1639. Nella sola Viterbo, oltre alla cattedrale di San Lorenzo, visitò più di 50 luoghi, tra chiese, parrocchie, cappelle, monasteri, ospedali, orfanotrofi, sedi di confraternite, oratori, monte di pietà. L'avvio della visita è nella cattedrale di San Lorenzo, che sorge sul colle da cui ebbe origine l'abitato di Viterbo. Domina la piazza con la sua facciata rinascimentale, voluta dal cardinale Francesco Gambara, vescovo della città, nella seconda metà del Cinquecento. È evidente il contrasto con gli edifici circostanti, come il Palazzo dei Papi con la tipica loggia delle Benedizioni, dalle forme gotiche medievali. Se l'aspetto della cattedrale oggi è lo stesso che si presentava agli occhi del vescovo Brancaccio, ben diverso doveva apparire l'interno. Il colpo d'occhio della navata centrale e delle colonne che la delimitano ci riportano alle originarie forme romaniche, ma durante le ristrutturazioni cinquecentesche furono distrutti gli affreschi medievali per realizzare, nelle navate laterali, 10 cappelle. Il vescovo Brancaccio poté vederle, ma a noi non è dato di farlo. Infatti, durante la Seconda Guerra Mondiale, San Lorenzo venne colpita dai bombardamenti e in seguito alle necessarie ricostruzioni, 8 delle 10 cappelle furono murate per ripristinare, almeno in parte, l'aspetto originario della cattedrale. La navata centrale si presentava agli occhi del Brancaccio con un enorme tabernacolo in legno dorato. Francesco Maria Brancaccio commissionò per l'altare maggiore un dipinto raffigurante San Lorenzo in estasi, oggi nascosto dalla successiva costruzione di un nuovo abside.
Fondata grazie a un lascito testamentario di Cesare Bussi, canonico di San Lorenzo nel 1582, la Cappella di Santa Lucia, con decorazioni pittoriche volute dal cardinale Giovanni Battista Bussi negli anni venti del XVIII secolo. Dall'antica e illustre famiglia viterbese dei Bussi provennero numerosi ecclesiastici. Fin dal 1305 si ha notizia della cappella, ancora aperta, dedicata ai santi martiri Valentino e Ilario, successivamente più volte modificata e abbellita. Verso la fine del XVII secolo, la cappella viene dotata di un tabernacolo a forma di tempietto, gradevole esempio di arte barocca. La Cappella dei Santi Pietro e Paolo contiene i resti dei più antichi dipinti rimasti nella Cattedrale di San Lorenzo. Al posto della parte centrale dell'affresco che raffigurava la Madonna, ormai scomparsa, è collocata la tavola detta Madonna della Carbonara, di fattura orientale. Le visite pastorali toccavano naturalmente anche i fonti battesimali. Qui la vasca risale al 1470, più antichi il piede e il tempietto sovrastante con l'effigie del Battista. L'essenzialità delle forme architettoniche medievali, il vescovo Brancaccio poté apprezzarla nella vicina chiesa di Santa Maria Nuova, di origine longobarda, che conserva ancora oggi opere del XIII, XIV e XV secolo. Lo sguardo del vescovo si sarà posato nella sua visita sulle pregevoli crocifissioni affrescate nelle nicchie della navata destra. La prima attribuita al pittore viterbese detto il Balletta, attivo nella prima metà del 400. La seconda, di scuola toscana, è del 1293. Nella navata sinistra, una Madonna in trono con Gesù Bambino, sempre del Balletta. Una crocifissione di Matteo Giovannetti. E San Girolamo con San Giovanni Battista e San Lorenzo di Antonio del Massaro, detto il Pastura, vissuto nella seconda metà del XV secolo, anch'egli viterbese. Nel XVII secolo a Viterbo è già vivo il culto di Santa Rosa e la processione a lei dedicata prende le forme di una manifestazione di religiosità popolare che nel corso dei secoli assumerà carattere di grande spettacolarità, il trasporto della macchina di Santa Rosa, ancora oggi l'apice della vita viterbese. Risale al 1654 il primo documento legato a questa consuetudine, che raffigura un baldacchino dalle forme barocche con l'effigie della santa sulla sommità. Il vescovo Brancaccio non manca di visitare il monastero delle Clarisse e il santuario dedicato alla patrona cittadina, Santa Rosa, le cui spoglie sono qui custodite. Terminata la visita a Viterbo, il vescovo si sposta a Toscanella, l'attuale Tuscania, con titolare della diocesi. Un viaggio di circa 20 chilometri,
pochi minuti con le strade e i veicoli di oggi, circa 5 ore alla metà del 600, quando Monsignor Brancaccio e il suo seguito avevano a disposizione percorsi e mezzi assai meno rapidi. Considerando che la velocità di un cavallo al passo è di 5-7 km l'ora, partendo da Viterbo dopo pranzo si arrivava a Tuscania più o meno all'ora di cena. Troppo tardi per iniziare la visita. Qui, in una visita successiva nel 1654, Francesco Maria Brancaccio prenderà possesso e soggiornerà nel grande palazzo lasciato da Alfonso Donnini per divenire dimora vescovile. Su un architrave è ancora oggi scolpito il suo nome. L'indomani, dopo le preghiere mattutine, il piccolo corteo parte di buon'ora dalla residenza vescovile. A Tuscania i luoghi da visitare sono numerosi, dentro e fuori le mura. La visita pastorale inizia da San Giacomo Maggiore, istituita cattedrale di Tuscania nel 1572 al posto della chiesa di San Pietro, dal vescovo Giovanni Francesco Gambara. Il Gambara fu anche autore della ristrutturazione della nuova cattedrale secondo lo stile rinascimentale dell'epoca. La facciata riproduce in dimensioni ridotte le forme della cattedrale di San Lorenzo a Viterbo e come quest'ultima porta scolpito il nome del suo artefice. Il visitatore prende visione di tutto ciò che va controllato, dalle condizioni della chiesa e delle cappelle agli arredi e oggetti sacri, adeguatamente preparati e predisposti prima del suo arrivo. Parla con i presbiteri e i chierici, prende informazioni su tutto, fa annotare se qualcosa è carente e se qualcos'altro deve essere corretto o migliorato. A Tuscania, la chiesa di San Paolo e l'annesso monastero si trovano al limite della cinta muraria. In origine monastero benedettino, già nel XIII secolo passa alle monache clarisse e vive una storia tormentata, tanto da conoscere la chiusura nel 1462 per ordine del Papa. Le monache vengono trasferite a Viterbo presso le consorelle del monastero di Santa Rosa. Tornano a Tuscania solo nel 1571, quando l'edificio viene ristrutturato e riaperto dal vescovo Gambara. Alle monache clarisse furono assegnate nel 1259 da Papa Alessandro IV le rendite della chiesa allora denominata Santa Maria Nuova, meta delle visite pastorali di Monsignor Brancaccio nel secolo XVII. Durante i lavori di sistemazione della nuova cattedrale di San Giacomo, voluti dal Gambara nel 1572, Santa Maria Nuova viene utilizzata per le celebrazioni dal capitolo di San Giacomo e nel 1592 viene intitolata a San Giovanni Decollato e assegnata alla Confraternita della Misericordia, che provvede alla sepoltura gratuita dei poveri e ogni anno costituisce una dote per 5 zitelle. In tempi più recenti, tra l'Ottocento e il Novecento, e dopo il terremoto del 1971, la chiesa subisce ristrutturazioni e ricostruzioni. Qui, dalla metà dell'Ottocento, è venerata l'effigie miracolosa di una Madonna ammantata di nero, la Madonna Addolorata, regina di Tuscania, che suscita un sentito culto popolare. Nel 2022 la chiesa viene elevata a santuario diocesano dell'Addolorata. Fuori dalle mura cittadine svetta sul colle omonimo la chiesa di San Pietro, in tutta la sua medievale bellezza, cattedrale prima di San Giacomo e testimone della grandezza e della successiva decadenza della città. Santa Maria Maggiore è considerata la più antica cattedrale di Tuscania, divenuta diocesi con giurisdizione su un territorio ampissimo fin dal VI secolo. Le visite pastorali, oltre a costituire una fonte essenziale per la storia dell'arte, per quello che rivelano a proposito di chiese, cappelle, altari, affreschi, quadri e suppellettili, sono un documento di primaria importanza per la storia sociale ed economica di un territorio.
Il vescovo vuole essere informato nel dettaglio di come vengono amministrati i beni che costituiscono il patrimonio delle chiese, dei benefici ecclesiastici. Vuole conoscere i bilanci delle confraternite, dei monasteri, dei monti di pietà. Può chiedere gli inventari di case, botteghe, terreni e valuta se le spese fatte con quei proventi siano coerenti con le finalità dell'opera pia. Questi documenti ci regalano anche immagini di vita quotidiana, come le spese sostenute per il vitto del visitatore e del suo seguito, pasti a base di molte carni ovine, castrato e capretto, e cacciagione come tordi e piccioni, ad indicare che all'epoca erano la pastorizia e la caccia a provvedere in gran parte al fabbisogno di carni. Poi naturalmente pane e verdure. Al venerdì il pasto di magro. Le pietanze erano uova e pesce azzurro, come il tonno e le alici. Mai mancava il vino, bianco e rosso. Sono giunti fino a noi veri e propri scontrini della spesa dell'epoca, dove tutto è scrupolosamente annotato, le quantità acquistate e i relativi costi in scudi e baiocchi. All'estrema propaggine settentrionale della diocesi di Viterbo e Toscanella sorge sulla costa tirrenica Montalto di Castro, oggi appartenente alla diocesi di Civitavecchia. Sulle tracce delle visite pastorali possiamo ricostruire l'itinerario grazie ai resoconti dell'epoca. Montalto si trova a circa 50 km da Viterbo, una distanza considerevole da percorrere sulle strade del XVII secolo. 10 ore di viaggio. Ma la visita a Montalto avviene di solito dopo quella a Tuscania e il cammino dura 5 ore. Partendo alle 7 del mattino si raggiunge Montalto in tempo per il pranzo. Lasciando Tuscania nel primo pomeriggio si arriva intorno all'ora di cena. Il piccolo corteo attraversa il territorio della Maremma Laziale, terra costellata da testimonianze della presenza umana sin dall'età paleolitica. Qui si tiene nel 1356 il primo sinodo della diocesi di Viterbo e Tuscania, di cui ci resta integro il testo. 2 secoli più tardi, nel 1537, Montalto entra a far parte del Ducato di Castro, creato da Paolo III Farnese a beneficio del figlio Pierluigi, come enclave all'interno dello Stato Pontificio. Con la distruzione di Castro ad opera di Innocenzo X Pamfili, nel 1649, questi territori tornano nel patrimonio di San Pietro. La visita pastorale inizia dalla chiesa principale, Santa Maria Assunta, posta al centro del paese. A metà del 600 Montalto conosce il declino e lo spopolamento. Uno storico dell'epoca scrive, nel 1630, che non vi sono a Montalto più di 100 famiglie con soli 300 uomini, solo 15 persone in grado di lavorare la terra con i buoi, pochi gli agricoltori attivi e i giovani. Ma Montalto è terra di confine e di mare e qui affluiscono lavoratori stagionali dalle Marche, Umbria, Toscana che per alcuni mesi all'anno ravvivano la vita e l'economia della città. Arrivano i transumanti con le loro greggi, alcuni di loro vi si stabiliscono. Dalla Corsica approdano sulla costa migranti che intendono raggiungere Roma, ma molti di loro decidono di fermarsi attratti dalla bellezza del luogo. Poco distante la piccola chiesa di Santa Croce, sede della confraternita. Qui accanto sorgeva l'antico ospedale, creato per offrire cure anche ai lavoratori stagionali. A testimoniare il progressivo abbandono della città, la scomparsa di molti edifici sacri citati nelle visite, come la chiesa di San Sebastiano, descritta nel resoconto di una visita pastorale del 1646. Il piccolo luogo di culto fu trovato in condizioni di totale degrado, con il pavimento in calce e le mura gravemente danneggiate. La chiesetta è così misera da essere persino sprovvista di candelabri. Il visitatore dispone che si provvedano 2 candelabri in legno. San Sebastiano, pochi anni più tardi, scompare dalle visite pastorali. Stesso destino toccherà alla chiesa rurale di Santa Lucia, le cui rovine sono oggi appena visibili, avvolte dalla fitta vegetazione.
I vescovi passavano poi a visitare Civitavecchia, che allora faceva parte della diocesi di Viterbo Tuscania, e infine per la strada di Tarquinia Tuscania ritornavano a Viterbo, dove il segretario della visita raccoglieva tutti gli appunti e stendeva il resoconto del viaggio, che veniva posto nell'archivio della curia a disposizione dello stesso vescovo per le visite successive o dei suoi successori. Nell'archivio della diocesi di Viterbo Tuscania sono oltre un centinaio i volumi che raccolgono le visite che i vescovi di Viterbo hanno condotto tra il 1573, la prima visita è di Giovanni Francesco Gambara, e il 1994, la più recente visita è di Monsignor Fiorino Tagliaferri. Thank you.